Eccoci qui ragazzi, buon Ferragosto a tutti e bentrovati in questo nuovo video. Dunque, nell'ultima estrazione, come avete visto, è successo qualcosa che qualcuno reputa impossibile, ma che realmente ci ha dato un segnale di quello che potrebbe accadere semplicemente grazie ai nostri sistemi ortogonali. Dunque, sulla ruota nazionale, e tengo a precisare, non la ruota di calcolo che abbiamo dato a chi è nel Matos, nel nostro sistema ortogonale, è successo quello che potrebbe succedere, cosa non improbabile, sulla ruota di calcolo che abbiamo sviluppato per il nostro sistema, per il nostro megasistema, ovvero si sono sviluppati sulla ruota nazionale esattamente 4 numeri su 17 del nostro sistema, formando così una quaterna secca su 4 numeri, perché noi nel sistema ortogonale giocheremo una serie di quartine in sistema definito su 17 numeri in modo tale da avere con 2 numeri la garanzia dell'ambo, con 3 quella del terno, con 4 quella della quaterna. Ragazzi, sulla nazionale, ripeto, non sulla ruota di calcolo, è sortita proprio la quaterna secca sulla ruota nazionale. Per cui, cosa voglio dire con questo? Perché qualcuno sta dicendo, ok Maurizio, però è uscita sul nazionale, non avete vinto. Certamente non abbiamo vinto, ma il segnale che bisogna cogliere da questa cosa è semplicemente uno. Come è successo sulla ruota nazionale è un attimo che possa succedere sulla ruota di calcolo esattamente dei numeri sviluppati per il sistema. Quindi è solo un caso che la sfortuna ha deciso di farlo uscire sul nazionale, ma quando arriverà il momento, non se, quando arriverà il momento dove noi andremo a fare terno sulla ruota di calcolo o la quaterna sulla ruota di calcolo, qua mi sto sbilanciando ragazzi, non sto dicendo se succederà, è solo una questione di tempo. Certo, la quaterna è un evento che può succedere meno probabile, ma come è successo sulla nazionale, potrebbe succedere anche sulla ruota di calcolo. Quello che voglio dire è, quando succederà che noi andremo a fare una vincita importante con il sistema da terno in su, perché ricordiamo che il sistema lambo è un recupero per noi, la vincita per noi è da terno in su, la quaterna è una super vincita, perché andando a sviluppare una serie di quartine in base al sistema sviluppato, noi andiamo a formare una serie di 4 numeri suddiviso in 26 schedine, ok? Perché il sistema sono 26 quartine dove noi, se decidiamo di giocare ambo, terno e quaterna, distribuendolo in modo tale da giocare 1 euro complessivamente, noi andremo a giocare esattamente all'incirca 40 euro, ok? 40 euro. È chiaro che questo ci permette e sta permettendo a molti del Matos di andare a sviluppare dei gruppi di condivisione spese in modo da suddividersi le proprie spese giocando in 4 o in 5 in modo molto intelligente, in modo da non spendere più di 6-7 euro a estrazione. Ricordiamo però che noi qui andiamo a puntare dal terno in su. Un terno su 4 numeri, ragazzi, parliamo comunque di una cifra importante. Ok? Terno su 4 numeri su ruota e andando a parlare poi di quaterna, mettiamo il caso che quella quaterna fosse uscita su ruota, ragazzi, distribuendo 1 euro tra ambo, terno e quaterna, andavamo a centrare 12-13 mila euro di vinci che, diviso in 4 o in 5, andava a fare, fate un po' i conti, andava a fare sui 3.000-3.500 euro a testa da 4-5 persone. Fondamentalmente potevamo fare la vincita quasi di un terno con la quaterna. È chiaro che giocando però 7 euro a estrazione, 6,50 euro se sono anche di più, ragazzi, è chiaro che comunque, anzi, se si è in 4, sono 8 euro a estrazione, quindi parliamo di una cifra che si può investire per arrivare a un risultato del genere. Poi, ovviamente, bisogna capire se voi che state non siete ancora nel Matos, ma volete, state prendendo informazioni o state prendendo in considerazione l'idea di entrare nel Matos, se volete rimanere sul binario che ci porterà a fare questa vincita, oppure diventare ospiti disinteressati, perché poi cosa succede ragazzi, che quando il problema è che molti, quando vedono che le cose non vanno bene, cosa fanno? Scendono dal carro e si mettono in disparte con l'occhio critico pronto a puntare il dito e a godere quasi quando la previsione non esce, ma quando poi esce tutti vogliono risalire sul carro e
io lo definisco l'ascensore del giocatore, ovvero quando si fa la vincita tutti salgono sul carro nella speranza che si ripeta, quando in realtà bisognerebbe comprendere che proprio quando si è vinto che è lì il momento in cui si potrebbe attendere un po' di più proprio perché si è vinto. E invece si pensa di salire sul carro quando la previsione è sortita, quando si è vinto, tutti salgono sul carro, poi basta un mese, la previsione non esce, e parliamo di una previsione, puntualmente si scende dal carro e si diventa spettatori. Ma per ottenere risultati come quello che magari io sono convinto che prima o poi arriverà, o quello di una bella, un bel terno su ruota in quartina o una quaterna secca, perché come uscito sul nazionale, ragazzi, un attimo che su 17 numeri se ne incolonnano 4 su quella di calcolo. Non è così improbabile, è difficile, ma non improbabile. Tu però devi capire, vuoi salire sul treno solo dopo o vuoi essere fermo alla fermata, salire sul treno e godere della vincita quando questa verrà? Perché questo bisogna capire. Bisogna capire tu da che parte vuoi stare. Ricordati una cosa, e lo dico a tutti, anche gli del Matos, che per arrivare a destinazione, bisogna essere sul treno. Non bisogna attenderlo e farlo passare, perché se il treno passa e tu non ci sei, dopo è inutile, perché poi bisogna attendere il prossimo treno e non è detto che arrivi subito, ma si potrebbe volere anche tempo. Quindi per raggiungere l'obiettivo che uno si prefissa, anche di una visione di vincere un terno, una quaterna, bisogna salire sul treno, il treno del Matos. Quindi tu vuoi essere ospite oppure semplicemente spettatore disinteressato che aspetta il momento quando noi andremo a fare quel colpo per poi salire sopra nel momento sbagliato, oppure vuoi essere già ospite di questo treno avendolo preso, attendendo che il percorso del treno faccia il suo? Perché questo, il Matos, è un percorso. Si incomincia, non si sa dove si arriva, ma prima o poi si arriva. E quando si arriva, tu devi sapere, devi capire se vuoi essere nel treno pronto a festeggiare o a mangiarti le mani, perché su quel treno non ci sei mai salito, per qualsiasi ragione. Perché ti hanno consigliato male, perché qualcuno dice che il Matos non serve, perché qualcuno ti possa dire di non si vince niente. Ragazzi, io voglio solamente ricordare a tutti coloro che sono nel Matos, ma anche a quelli che ci stanno seguendo dall'esterno, e che ad oggi stanno guardando il Matos e magari quando non si vince si stanno pure sfregando le mani, fatelo tranquillamente, ma quando noi andremo a fare il colpaccio io vorrei capire quante persone si mangiano le mani perché non sono salite su quel treno. Tutto il resto è noia. Continuate ad ascoltare chi vi dice che il Matos è una cosa dove non si vince. Sto ascoltando ancora i famosi fenomeni che dicono che nel Matos c'è una previsione, che non si vince mai. Io voglio solo ricordare che noi ragioniamo di gruppo, ragazzi, ok? Di gruppo vuol dire che il Matos a maggio ha fatto un ambo secco tra i vari ambetti e le ambate, giugno ha fatto un ambo secco al primo colpo, quindi ambo secco, ok? Su 3 previsioni date, una ha sortito l'ambo secco. In più, a luglio il Matos come gruppo ha fatto un terno in sestina, annunciato e dichiarato dal capitano. Per cui è successo, se molte persone poi non l'hanno giocato, ripeto per l'ennesima volta, non è un problema nostro, il problema è di chi non lo ha giocato, perché il gruppo Matos ha fatto il terno in sestina e questo è documentato. Non c'è motivo proprio, non c'è proprio nemmeno la possibilità di smentita, ok? Quindi se qualcuno del Matos non lo ha giocato, e molti purtroppo non l'hanno giocato, diciamo un 20% l'ha giocato, quindi non l'ha giocato una persona, l'ha giocato quasi un centinaio di persone. Per cui la domanda mia è, perché queste 100 persone l'hanno giocato, l'hanno vinto e il resto no? Perché la risposta è sempre la stessa, perché non si crede che il colpo possa avvenire, non si crede che le previsioni possano sortire, si gioca ma non si crede alle persone che ci sono dietro che danno le previsioni, perché si è talmente preoccupati ad essere distratti a seguire tutti i previsionisti in giro per il web che quando si seguono persone professioniste e serie si perde di vista il vero obiettivo, ovvero quello di seguire quello che vi dicono, quello che vi diciamo, e
Se non fosse stati distratti, molti avrebbero fatto il terno in sestina. Terno in sestina che non sono noccioline, ok? Su ruota. Quindi, molti lo hanno fatto, altri no. Ma non è un problema nostro, perché il Matos come gruppo, e deve ragionare come gruppo, ha prodotto un terno in sestina. Ora, stiamo lavorando con questi sistemi per fare in modo di dare un'alternativa anche alla previsione principale. Noi giriamo una previsione, attenzione perché domani uscirà la nuova previsione ufficiale Matos, dove andremo a giocare un ambo, un ambetto e una terzina. Vedremo se mettiamo lambata, per gli amanti della lambata è possibile comunque giocarla. Non giochiamo sul nazionale, quindi sono due le ruote. Abbiamo dato la possibilità alle persone di acquistare un pacchetto di due previsioni aggiuntive in modo tale di non disperdere energie e risorse e distrarsi con altri previsionisti in modo da rimanere all'interno del Matos e previsioni aggiuntive del Matos che hanno prodotto nelle ultime tre estrazioni due ambetti in terzina, ma sono due ottimi recuperi. E abbiamo creato un sistema che da settembre cambierà format, sarà molto più interessante, anche perché ci sarà la collaborazione di due professionisti che si andranno ad aggiungere a Maurizio, che ci onoreranno delle loro convergenze per fare in modo di andare a giocare il sistema unificato per andare a colpire su ruota singola, ok? Quindi parliamo sempre di 17 numeri, quindi fare un terno su 17 numeri o una quaterna non parliamo di impossibile, parliamo di difficile ma non di impossibile. Quindi quello è un'altra cosa su cui noi stiamo puntando molto, perché crediamo molto che quel tipo di strategia ci possa portare a sortire terni e anche quaterne. E quando lo dico non sto scherzando, perché come è sortito sulla nazionale potrebbe sortire in un attimo anche sulla ruota di calcolo. Quindi il treno è in corsa, sta viaggiando, bisogna solo sapere se si vuole rimanere in quel treno o se vuole uscire o se si vuole salire a bordo per la prima volta. Tutto il resto sono chiacchiere. Noi siamo il Matos e tu, se entri con noi o se ci sei dentro, ricordati che per noi non sei un numero, sei un valore, sei una persona e come tale sei importante allo stesso modo di un terno o una quaterna, forse anche di più, perché noi diamo valore alle persone, diamo voce alle paure, alle frustrazioni, alle domande, alle insicurezze, cercando di dare risposta alle persone. Il Matos è questo, al di là della previsione, al di là di ogni cosa, prima di tutto ci sei tu, che sei l'anima del Matos. Questo deve essere chiaro, perché il Matos è un percorso che non è semplice, ma bisogna seguirlo quando va bene e soprattutto quando va male, e bisogna avere pazienza e soprattutto fiducia. Se non c'è fiducia, è giusto che tu vada via, ma ricordati, quando andrai via dal Matos, se andrai via, quello che andrai a lasciare, e ricordati soprattutto e stai attento a ciò che andrai a seguire, perché quello che ti diamo nel Matos, il valore che tu hai nel Matos, da altre parti non ce l'hai, e non me lo sto inventando perché sappiamo benissimo come funziona. Tutto il resto sono chiacchiere, per cui nel link in basso troverai il numero di telefono per attivarti al Matos. Ricordati che da domani partono le iscrizioni al nuovo corso del Matos, dove a settembre inizieremo con l'Academy, con formazione, partiremo col betting, attenzione, settimana prossima inizia il campionato. Il costo per accedere al Matos per i nuovi iscritti è di 15 euro al mese, non più 10, perché il Matos sta iniziando a fare la selezione delle persone. Vogliamo solo che persone sicure di entrare nel Matos accedano al Matos. Quindi da oggi, fino a quando decideremo se aumentare il prezzo, il Matos costerà 15 euro, perché ci metteremo all'interno formazione, l'assistenza che già c'ha, Academy, quindi spiegheremo il lotto dalle terminologie fino a cose più complicate, cercheremo di seguirvi sempre di più, sistemi e soprattutto betting partendo dalle basi. Quindi inizieremo a divertirci anche col betting. Quindi tutti questi servizi, ma soprattutto la formazione e l'assistenza, saranno le fondamenta per un progetto che al di là della previsione dei risultati va a seguire le persone in tutte le loro paure, frustrazioni, domande, incertezze. E siamo qui per proteggere il giocatore, non per isolarlo, per proteggerlo. Per cui se tu vuoi entrare nel Matos e entrare in una community di persone che vogliono proteggere le tue tasche, le tue finanze, le tue frustrazioni e vogliono guidarti verso un lotto consapevole, il Matos è il posto che fa per te. Se sei contento di quello che stai avendo adesso, continua a farlo. Ma ricordati, soprattutto chi è nel Matos, uscire dal Matos
vuol dire uscire da una famiglia. Dopodiché dovrai stare attento a trovare qualcosa di uguale e ti assicuro che è difficile trovarlo. Tutto il resto sono chiacchiere e distintivo. Noi siamo qua, dipende da te. Ciao!